Non solo l'Avellino di scena in Coppa Italia, la Turris avanza al turno successivo dopo la vittoria per 2-0 in casa contro l'Audace Cerignola nel segno di Dauria. Dopo il primo tempo, terminato sul risultato di 0-0, la gara si sblocca al 50esimo con il rigore dell'attaccante Corallino, propiziato da una giocata in area di Pavone, agganciato da Gonnelli. Dal dischetto, il classe 96 non sbaglia. Ci prende gusto Dauria, che 5 minuti più tardi firma doppietta e raddoppio. L'attaccante ruba la palla in area a Gonnelli ed insacca tu per tu con Trezza. Prima gara di Coppa Italia di Serie C archiviata anche per il Catania, con un successo ottenuto al Massimino contro il Messina. Il derby siciliano, valido per il primo turno della competizione tricolore, viene vinto dai rossoazzurri con il punteggio finale di 2-1. A segnare nella ripresa Bocic e Salau tra il 54esimo e il 59esimo. Per i giallorossi va in rete Ortisi nel finale. Sfida poco spettacolare ma combattuta, è stata partita vera. Al Brindisi basta un calcio di rigore di Gans per espugnare il nuovo arredo Arena di Francavilla, al termine di un match che i padroni di casa chiudono in 8 uomini a causa di ben 3 espulsioni. Dagli 11 metri allo scoccare del 45esimo, Gans non sbaglia, spiazza forte e porta la squadra di Danucci in vantaggio. La Juve Stabia avanza anche in Coppa Italia, eliminando il Potenza. Al 52esimo i Lucani, sui sviluppi di un calcio piazzato, sbloccano il risultato con il mancino di Gaiano. Al 90esimo cross di Andreoni per lo stacco di Meri, Gasparini vola e smanaccia in pieno recupero. D'Amore trova il varco vincente e ristabilisce la parità nel punteggio. Nei supplementari il Potenza riporta avanti con Asensio, che approfitta di un errore difensivo ed insacca. Il 2-2 è di Picardi al 108esimo, con una deviazione dopo la battuta di una punizione. Alla lotteria dei rigori festeggia la Juve Stabia, Potenza eliminato. Il Giuliano elimina i rigori il Benevento. Ad inizio ripresa i giallorossi trovano il gol. Bolcius insiste palla al piede in area e cross in mezzo per Marotta, che c'è ed insacca. Al 53esimo però il Giuliano trova il pari con una conclusione dagli sviluppi di corner di Eyango deviata da Cappellini. Il Giuliano trova al 20esimo l'1-2 di Caldore, che stacca bene su punizione dalla tre quarti destra. Nel finale Bolcius trova però sotto porta il 2-2 che porta la sfida ai rigori. Dagli 11 metri Simonetti fallisce il penalty, ma Nunziante para sulla Briola e Viscardi a fallire mandando al turno successivo il Giuliano. Il Foggia elimina il Sorrento, nel turno successivo affronterà l'Avellino per sbloccarla. Tuttavia serve un fallo ingenuo su Embalò di uno dei giovani ragazzini sorrentini. Lo stesso attaccante trasforma non senza qualche apprensione. Il raddoppio lo segna Rossi con una meraviglia da 20 metri che va a morire sotto il 7 della destra di Del Sorbo. Il gol del 3-0 però lo realizza Embalò, che fa doppietta con un preciso sinistro a giro che bacia la traversa e cade oltre la linea di porta. Per il piccolo Agnelli c'è la gioia dell'assist per il quarto gol realizzato da Peraltra, subentrato proprio al Ghinense. Il quinto gol lo realizza ancora Peraltra, con un bel sinistro a giro dalla destra.